Sicuramente arriva da una brutta sconfitta in casa del Bologna, tra l'altro in rimonta subita, quindi una partita che per l'Udinese non sarà facile, però i friulani cercheranno in qualche modo di strappare punti a una squadra che sinceramente pare non voglia proprio sentirne. Andrea, ti chiedo, stiamo parlando di un pronostico chiuso? Direi proprio di sì, mi sembra una partita abbastanza, nonostante gli impegni di Champions, della Juventus, però insomma con un Ronaldo in più che ha riposato, quindi direi che ci siamo. Sì, perché poi ricordiamoci che Ronaldo, non avendo giocato la partita E che contro non il Young Boys, giocherà neanche in nazionale, quindi non insomma giocherà in nazionale, Ronaldo non è rimarrà centrato. a Torino. È Insomma, vero, è vero, è vero. effettivamente arrivano anche con molti giocatori freschi la Te le Juve. faccio vedere queste Andiamo con le formazioni. formazioni, Stai probabili. traccheggiando. Sì. Bravo. Dopo ti do le formazioni e poi ti do una piccola pillola su Allegri Bernardeschi. Sì. Allora, le prove di formazioni. Juventus che sicuramente scenderà in porta. Guarda che bella quest'oggi la grafica. Con Szczęsny in porta, difesa 4 composta da Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alessandro. Io vi dico, attenzione a questa probabile, perché potrebbe esserci l'esordio di De Sciglio dal primo minuto. Pjanic, Matuidi, Betancourt, non penso che sia quello l'ordine dei giocatori. Ci sarà Pjanic presumibilmente davanti alla difesa con Betancourt e Matuidi a fare le mezzali. Davanti Bernardeschi, Ronaldo e Dybala. Chiudo soltanto con questo tweet di un collega che segue la Juventus, Romeo Agresti. Si parla di Bernardeschi perché non so se avete visto quel piccolo estratto di Allegri dove dice non si può giocare, non puoi fare quello che fai come giocavi nella Fiorentina. Sì, Molti c'è stata tifosi si polemica. sono inviperiti e allora questa è stata la risposta. Non volevo assolutamente offendere e sminuire la Fiorentina. Ho solo detto un dato di fatto. Quando sei alla Juve il peso specifico di ogni pallone che giochi è differente rispetto a quello di qualsiasi altra squadra. Voglio partire da Alessandro. Le ritieni delle scuse accettabili queste? Sì, sono scuse di circostanza, però effettivamente ha detto le cose come stanno. Giocare a Firenze, se essere il protagonista principe della squadra, è un conto. Giocare nella Juventus, dove sei circondato da campioni, campioni anche più scafati e probabilmente tecnicamente più bravi di te, ovviamente il peso specifico di sbagliare una partita alla Juventus è completamente diverso che sbagliarla a Firenze, con tutto il rispetto alla Fiorentina. Sì, Sono delle però scuse, ma non lui ha scuse, ecco. detto, Andrea, ha detto qualsiasi altra squadra in Italia. Ormai, secondo me, in caso di Juventus hanno capito che si è alzato parecchio l'asticella e la Juventus si sente superiore alle altre. È vero che poi c'è uno scudetto da vincere, per carità, Allegri è consapevole che Inter, Roma, Napoli sono squadre da affrontare e da battere, però secondo me si è proprio capito che la Juventus in questo momento è di un altro livello rispetto alle squadre italiane ed è anche giusto farlo notare. Quindi secondo voi, La Berna, Juve è la Juve non è la favorita. Fiorentina, va bene. Beh, ci sta che i tifosi della Fiorentina non la prendono bene, No, però però sai cosa, no, Gus? sembra che va tutto Ma credo bene. che No, ma sia anche molti un tifosi viola, molti tifosi viola Bernardeschi stesso. hanno fatto lo stesso paragone su Saponara. Quando Saponara è passato dall'Empoli alla Fiorentina, la gente allo stadio diceva: guarda che qua non sei all'Empoli. Allora, giustamente ci sono stati dei giornalisti fiorentini che dicono: ragazzi, quello che succede adesso Juve Fiorentina con Bernardeschi è successo a noi con Saponara, non facciamone un caso di Stato. Giusto, giusto. Beh, Ma diciamo Elena. che se sono frasi, secondo me, dette in un bar non succede niente, però chiaramente in una conferenza no, non si possono dire perché le tifoserie poi si scatenano. È un concetto che è, tra virgolette, giusto perché, come abbiamo visto, la Juventus ha sicuramente un gap indiscutibile con tutte le altre squadre, però diciamo che Allegri poteva esprimersi sicuramente in modo differente. Sicuramente poteva esprimersi in maniera differente secondo Ilenia, io direi che invece andiamo insieme, grazie Quote. soprattutto ai nostri amici di Odd Shaker, a vedere le quote di questo match Udinese-Juve domani ore 18. Odd Shaker, il nostro comparatore di quote, guardiamo come quota la partita tra Udinese e Juventus. Juventus evidentemente strafavorita nel confronto, 1.4, pareggio 4.8, la vittoria dell'Udinese 9.5. Pronostico chiuso secondo, penso, anche i nostri ospiti qui, Sì. vero Ilenia? Sì. Vero, vero, Però è vero. tantina quota 1,40, che È buona? era più o meno la quota con cui partiva la Juventus a vincere lo scudetto prima È vero, È la tappa è cruciale allora una questa buona quota. di Udine. Mi Allora, sembra altina, ecco. abbiamo parlato di Dybala con CR7, andiamo a chiedere ovviamente anche le quote per quanto riguarda il marcatore in qualsiasi momento, perché
È una partita dove ci aspettiamo sicuramente, scusate la battuta, un gol dai bianconeri, quali poi non si sa, ma probabilmente... questa no, te la sei preparata! No, perché stavo per dire bianconeri, poi mi sono reso conto che entrambe le squadre sono bianconere e quindi aveva poco senso, diciamo, dalla squadra ospite, ecco, forse è meglio. Gianluca? Sì, perché le quote parlano evidentemente bianconero, trasferta, Juventus, Cristiano Ronaldo 1.7, addirittura meno del raddoppio, Paolo Dybala 2.38, Bernardeschi 2.75, Mandzukic 2.95, Ken 3.2, Pjanic 3.65, Cuadrado 3.75, Khedira che non è nemmeno convocato 5, Lasagna il primo 5.3, Makis 6, Vizeu, Teodorcic, De Paul e poi abbiamo Matuidi, Emre Can, Barak, abbiamo tutti quanti giocatori poi di entrambe le formazioni, però è uno stradominio Juve. Beh, De Paul è interessante. De Paul è alta la quota. De Paul, ve lo cerco ragazzi, è un 6, buon 6.75, anche perché mi sembra più in forma dell'Udinese. Appunto, è un po' che segna. Sì, ma... il problema è che deve fare gol alla Juventus. No, no, chiaro, chiaro. Beh, mi sembra che la Juventus dal punto di vista del... della difesa, insomma... piuttosto che giocare su Ken. Si ha fatto su... sì, quello sicuramente. C'è un discorso di probabilità, sì, si valuta chiaro, il fatto che comunque giocando nella Juventus, la Juve ha più possibilità di fare gol rispetto all'Udinese. E meno di subire, ha più possibilità di subirne zero, quindi anche quello che si va a valutare, per questo ce ne sono tanti della Juve davanti. Gianluca, per concludere il discorso Juventus, però, ti chiedo di andare a vedere velocemente le dichiarazioni anche dell'allenatore dell'Udinese, perché, insomma, si appresta a giocare una partita importante... forse, non voglio esagerare, Velázquez, ma la prima vera partita contro una big per quanto riguarda l'Udinese. Non ricordo che finora i friulani abbiano affrontato le formazioni cosiddette grandi. Andiamo a vedere che cosa ha detto. Vediamo, Julio Velázquez ha parlato così ai microfoni durante la vigilia del match. Partita difficile contro una squadra molto forte di livello internazionale. Arriviamo bene all'obiettivo, ne sono soddisfatto. Sono felice del lavoro della squadra. La squadra lavora bene, ma fare punti non è sempre facile. Insomma, già fa capire. Dichiarazioni abbastanza non rinunciatarie. Però Andrea, se vuoi a questo punto volante, ti faccio vedere anche le probabili dell'Udinese. Certo. Giusto per chiudere il discorso Juventus. Scuffè in porta, Stringer Larsen, Troste Kong, Nuitnik Samir. A centrocampo Berami, Pussetto, questa rivelazione. E l'ex Mandragora, 20 milioni di euro pagati in estate. Fofana, De Paul, Lasagna. Sì, sembra quasi più un 4-4-2. È rinunciatario, è un 4-4-2 e soprattutto c'è solo Lasagna come punta alle spalle e a girare De Paul. Sì, più 4-4-1-1 forse rispetto a un 4-4-2. Ci sta il ragionamento. Mi fa piacere sottolineare che Scuffe piano piano si sta ritagliando un'altra volta una situazione importante per lui. Chissà, magari è un rilancio questo, Andrea. Potrebbe essere, insomma. Già l'anno scorso aveva dato dei segnali di ripresa dopo... essere esploso, essere stato considerato addirittura il nuovo Buffon, poi insomma forse quello è stato da quella, un po' troppo, però effettivamente lì erano arrivate anche chiamate importanti, poi rifiutate, si era quasi un po' perso, però almeno in Serie A mi sembra un giocatore più che pronto per giocarci. Abbiamo parlato di Udinese Juventus, tra poco torniamo perché c'è un Cutrone super in casa Milan e Gattuso pensa a lui per la partita contro il Chievo, tra poco qui all'Alta Quota. No, io non... No. Eccoci, eccoci. Siamo tornati, tra poco andremo in pubblicità. Insomma, un Milan che in questo momento Gattuso valuta la situazione Cutrone. Io voglio partire subito da Alessandro. Ne hai parlato già un po' all'inizio, però questo Cutrone forse merita qualche spazio in più. Non si può togliere Higuain e quindi cosa si fa? O si cambia modulo oppure Cutrone è destinato a fare la riserva di Higuain e ritagliarsi i suoi spazi all'interno della partita oppure in partite magari meno importanti dove c'era da far rifiatare Higuain. Ovviamente vedendo il Milan in difficoltà ieri col 4-3, il Milan ha già cambiato al 30esimo lo schema di gioco, nonostante ci fosse Castiglieco, ha provato subito in un 4-4-2, portato avanti poi nel secondo tempo ovviamente con Cutrone, è venuto decisamente meglio. Il ragazzo merita spazio perché sta facendo bene, la butta dentro e dà una scossa al pubblico e alla squadra, quindi non è una cosa da poco. E tagliare lo spazio in questo momento vuol dire cambiare modulo, non so se Gattuso domenica sia di questa idea, magari con il Chievo può provare. Ci arriviamo perché forse l'avversario è quello giusto. Adesso siamo pronti per andare in pubblicità, torniamo tra poco e poi ancora spazio al Milan e a Cutrone. È dura, ma a volte bisogna essere duri. Fiammi il calcio, scommetti su Leo Vegas Sport. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Ti presentiamo Odds Checker, il modo più facile per trovare le migliori quote dai più rinomati bookmakers. Per vincere di più, per seguire in diretta punteggi e risultati, per trovare i migliori bonus e offerte e seguire le previsioni dei migliori esperti. Il miglior portale su desktop e dispositivi mobili. Odds Checker, la tua scommessa migliore. L'istinto mi dice che ci sono buone offerte sul calcio. La ragione mi dice dove trovare le migliori. Per questo scommetto su Betfair. Betfair, dove l'istinto incontra la ragione. Il gioco evitato ai minori può causare dipendenza patologica. Fluida di sempre. Skybet punta al meglio. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Vedi nonna, questa è la nuova Panda Waze con Panda You Connect App. Yupi! È una fantastica applicazione che ti ricorda anche dove è parcheggiato. Ah, ma io me lo ricordo benissimo da sola, sai? È arrivata nuova Panda Waze e Waze è molto più di un navigatore. Ti guida al distributore che preferisci e ti ricorda anche dove hai parcheggiato. Gamma Panda da 7.400 euro con anticipo zero. Dov'è la macchina? Com'era la faccenda dell'app? Ah, nonna, l'applicazione dovevi installarla prima di parcheggiare. Ma l'avevo parcheggiata qui? Nel mio parcheggio. Bentornati, bentornati Alta Quota. Stavamo parlando del Milan e di Cutrone. E prima di andare a sentire poi tutti i nostri ospiti su quali potrebbero essere le modifiche apportate da Gattuso per far giocare Cutrone, se sono d'accordo su queste idee, andiamo a vedere invece le probabili formazioni, perché Gattuso ormai più o meno le scelte, se non le ha fatte, le sta facendo, perché poi si scende in campo dopo domani per una partita che per il Milan è una partita importante. Molto importante, Adrian, anche perché poi siamo prima della sosta e sarebbe fondamentale cogliere tre punti che potrebbero proiettare in alto il Milan, vista la vittoria poi col Sassuolo. E allora, e visto che il Sassuolo giocherà a Napoli, eccoci qua con le probabili formazioni. Donnarumma in porta, qui è confermato il 4-3-3, almeno su Sport Mediaset. Abate a destra, Musacchio, Romagnoli centrali, Laxalt a sinistra. Questa può essere la novità dal primo minuto al posto di Rodriguez. A centrocampo, confermati come ieri sera, Bigle e Bonaventura, ritorna che sì. Davanti, sempre loro tre, Suso, Higuain, Çalhanoğlu. Andrea, quindi Cutrone segna, convince, piace, ma si siede in panchina. Beh, quando anche Higuain ci sta, diciamo che l'anno scorso era riuscito a soverchiare le gerarchie che inizialmente lo vedevano come terza punta, perché ovviamente era davanti, tra André Silva e Kalinic hanno fatto una stagione uno peggio dell'altro. Qua Higuain, secondo me, è anche giusto che parta la macchina, anche perché poi sta dando delle buone risposte entrando a partita in corso, quindi secondo me ci può anche stare di usarlo. Sì, in ora io voglio stuzzicare un po', nessuno qua sta mettendo in dubbio, ci mancherebbe anche altro, Gonzalo Higuain è quello che sta facendo. C'è mica però scritto che lui deve entrare in campo con una punta. Cioè, attenzione, nel senso, ci non mancherebbe anche altro, però, visto e considerato che Milan, qua ritorno da Alessandro, poi voglio sentire anche Lenia, visto che è Milan-Chievo, magari in questa partita prima della sosta, tanto poi fra tre giorni non si gioca, puoi anche pensare a qualcosa di diverso, io chiedo. No, sicuramente si possono rischiare le due punte contro il Chievo, però ricordiamoci che Cutrone arriva da un infortunio alla caviglia. Vero. Che l'ha tenuto fuori un mese. Higuain non sta benissimo. E poi ricordiamoci che se vuoi passare 4-4-2 devi escludere uno tra Suso, Çalhanoğlu e Bonaventura, perché probabilmente Biye e Kessié giocherebbero in mezzo. Quindi non è una scelta tanto da fare a cuor leggero, e se per caso fai 4-4-2 e Cutrone non è in funzione, lasciato fuori uno tra Bonaventura, Suso e Çalhanoğlu, potrebbe diventare un problema al contrario poi. Ilenia, cosa ne pensi tu di questo Cutrone che entra in campo, segna due gol con l'Olympiacos, dimostra veramente una forza di volontà, ma non solo, una bravura anche, e veramente importanti. Sicuramente è in dubbio il suo talento, perché abbiamo visto che ogni volta che entra segna, quindi ha una fame di gol che è impressionante. E cosa posso aggiungere? Che già nello scontro che c'è stato ieri, appena c'è stato il cambio con Çalhanoğlu e Cutrone, la partita è cambiata, perché fino a poco prima mancava sempre l'ultimo passaggio del Milan per arrivare a segnare, e appena sono entrati loro hanno segnato appunto Cutrone, poi Higuain e poi di nuovo Cutrone, quindi doppietta di Cutrone che ha addirittura superato l'unico tiro di Higuain. È vero, perché poi magari Higuain in quel caso diventa un po' più forse definitore, quasi assist man, e poi Cutrone segna, tra l'altro Cutrone
che non è che è passato inosservato agli occhi dei più, perché anche Roberto Mancini, dopo parliamo delle convocazioni, però cominciamo a parlare di un giocatore, Andrea, che adesso comincia a farsi vedere anche nel giro della nazionale. Beh, quello giustamente, nel senso che per la carriera, diciamo, anche se è presto per parlare, però per quella che è stata la sua proiezione, è partito, ripeto, l'anno scorso era terza punta, prima dell'inizio della stagione si parlava addirittura di una possibile cessione, di un prestito per farlo crescere, ed è esploso, si è guadagnato il suo spazio e adesso è vice Higuaín, che ripeto, non è poco. Poi è ovvio che si può anche pensare di farli giocare assieme, però essere già il vice Higuaín in una squadra come il Milan e aver portato appunto alla cessione di due che gli stavano davanti come Kalinic e Andre Silva, ripeto, secondo me è una cosa che... E ha 20 anni, ricordiamoci che ha 20 anni. No, è giovanissimo, è giovanissimo. L'altra, diciamo, forse faccia della medaglia, l'altro lato della medaglia in questo momento positivo per il Milan, dopo le due vittorie, forse, e dico forse, quella di Çalhanoğlu, un giocatore che però, rispetto allo scorso anno, non dico che ha deluso, però ci si aspettava magari un apporto subito più importante. Alessandro, che cosa sta succedendo secondo te a Çalhanoğlu? Perché qualcuno si collega anche al discorso Cutrone, qualcuno dice ma perché non far rifiatare un attimo Çalhanoğlu che non è al meglio e spostarci alle due punte? È verissimo, Çalhanoğlu non ha fatto bene fino a questo inizio di stagione, ieri però è entrato in campo molto bene e i due assist che sono stati fatti sia per Higuaín che per Cutrone è partito tutto dai piedi di Çalhanoğlu. Quindi probabilmente senza quel Çalhanoğlu quegli innesti fatti alle due punte non ci sarebbero stati. Ovviamente uno dei pochi che ha qualità da vendere in questo Milan e bisogna puntarci su e aspettarlo. Ovviamente non so fino a quando Milan può aspettare Çalhanoğlu, è ora che il ragazzo si dà una mossa, ma ieri ha dato segnali molto positivi. Quindi tu sei d'accordo sul fatto che Gattuso comunque continui a puntare su di lui? Perché sì, in realtà perché riposa pochissimo. Milan comunque sta giocando un buon calcio, io non la vedevo tragica quando si pareggiava, come non ho visto un Milan speciale a Sassuolo, ho visto la stessa partita delle altre volte, solo che Milan ha segnato e chiuso la partita, cosa non fatta prima. Anzi, ieri Milan, che nonostante ha giocato con quasi tutti i titolari, ieri mi ha fatto una partita, secondo me, sotto il livello delle ultime prestazioni. Sì, forse è stata una... forse è stata un po' la peggiore del Milan quest'anno. Sì, anche per quello che era a livello dell'avversario, ripeto, non stiamo parlando, è Europa League, bisogna rispettare tutti, per carità, ci sono anche squadre che con giocatori che hanno esperienza internazionale e se ne è viste anche ieri, però... Anche in Champions League viste squadre qua, alcune volte siamo andati scappati di casa. C'erano due difensori centrali che erano un pericolo dell'Olimpico, non so se potessero giocare in Lega Pro addirittura. Tra l'altro mi ha sorpreso, adesso andiamo a vedere subito le quote del match del Milan contro il Chievo, mi ha sorpreso Yaya Touré perché l'ho ritrovato più largo che alto, insomma, giocatore che forse però è andato via in velocità Bakayoko e Biglia, è questo il problema, però questo Bakayoko bene, Bakayoko malissimo, proprio malissimo, non è riuscito a fare una cosa giusta né in fase di impostazione, che non ci aspettavamo granché, neanche in fase di interdizione. Lui forse è la vera nota stonata di questo inizio di stagione, perché poi vabbè, con tutti momenti alti, momenti bassi, lui però finora è stato solo un momento basso, Andrea. Quello sì, però io francamente non mi aspettavo nulla di diverso. Ce ne sarebbe un altro che, però vabbè. Sì, però su Bakayoko, sinceramente... E su Caldara. A Caldara è infortunato. Però Caldara, allora, secondo me c'è una differenza. Voglio sentire su questo, Alessandro, poi Andrea. Però Caldara, sappiamo che cosa ha fatto in Italia, sappiamo che è infortunato, non ha avuto continuità. Certo che gli dai tutte quante le... Bakayoko però io me lo ricordo al Monaco in Champions League. Ma ragazzi, ma forse abbiamo sbagliato tutti a giudicare il giocatore che è stato per quello che è stato un acquistato. Un po' come è stato per Kondogbia quando venne all'Inter. Ci sono similitudini secondo te? Secondo me sì, purtroppo. Perché per lo il stai Milan, prendendo però in giro? No, 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 no. Stai ridendo sotto no, i baffi. No, purtroppo per il Milan sì, però... C'è il vantaggio per il Milan che non l'ha acquistato, ma è un prestito senza diritto di riscatto e probabilmente prestito 35 milioni al Chelsea non gli daremo mai a giugno. Almeno voglio sperare. Esatto. La vedo dura. Andiamo a vedere allora, grazie agli amici di Oddschecker, le quote di questo Milan-Chievo. Sì Andrea, perché il Milan è naturalmente favoritissimo contro il Chievo, ultimo in classifica. La quota è scesa, precipitata a 1.32. Ricordiamo che qualche giorno fa era data a 1.5. Evidentemente la vittoria di ieri ha ulteriormente incentivato le scommesse verso i rossoneri, il pareggio a 6, la vittoria del Chievo a 12. Insomma, anche qui non c'è storia. Parto da Andrea, insomma, senza storia? Sì, direi che anche qua, in effetti, il Milan, vero che è reduce da un impegno il giovedì sera, però
mi sembra che il Chievo sia veramente una squadra di un altro livello e non in segno positivo. Ilenia, però ti dico questa cosa io, un dato. Quando il Chievo ha affrontato le grandi in questo inizio di stagione, sconfitta al 93esimo contro la Juventus, pareggio in casa della Roma per 2-2. Che momenti va a vincere io all'ultimo secondo? Così, però c'è anche da dire che, essendo che il Milan non è che abbia preparato il match appunto di Europa League in maniera ottima, poi vabbè è entrato appunto Cutrone, ha sistemato un po' la partita, io opto sempre per una vittoria del Milan, e poi vorrei anche sottolineare che Gattuso aveva definito l'Europa League come una partita di Champions, l'aveva addirittura paragonata così, non avendola secondo me preparata a dovere. Sì, insomma, lo ha fatto forse, sì, è anche un discorso da tenere in considerazione, perché poi forse più nelle parole che nei fatti, non è che poi è la sensazione che il Milan abbia preparato questa partita. Però con tutto rispetto, lui può dire quello che vuole ai giocatori, poi il giocatore che scende in campo. Ma a maggior ragione magari c'è un'attenzione diversa per la partita di campionato contro. Appunto. Mi fai un favore, caro Gianluca, andiamo a vedere per piacere la quota di Cutrone marcatore. Io sono curioso. Ti stavo aspettando al varco, ti conosco. Patrick Cutrone 2.06. Favorito ovviamente Higuain. Sì, 1.74, un po' come Cristiano Ronaldo, addirittura più bassa la quota di Higuain. Borini, lo straordinario Borini, 2.5. Cialanoglu 2.6. Suso 2.63. Bonaventura 2.75. Per trovare il primo del Chievo, ragazzi, Filip Djordjevic 5. Il Chievo è una squadra che fa oggettivamente tanta fatica. Abbiamo anche Montolivo con Giaccherini 5.5. No, ma abbiamo anche Arilovic a 3.75 e Borini a 2.65. Ma perché sono quelle... Sono quelle quote particolari. Sono quelle quote particolari che vengono inserite perché? Perché se vengono, essendo comunque un attaccante ed essendo comunque un giocatore del Milan che dovrebbe segnare, cosa succede? Dovrei quotartele molto 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 alte, ma poi c'è il rischio che qualcuno ci provi. Certo. A giocarsi, allora io faccio in modo di metterti una quota che... Però Alilovic non ha mai messo piede in campo fino adesso. E penso che non lo metterà mai, visto come sta andando. È vero che insomma in questo momento... Poi ci sono giocatori nell'Inter che mettono piede in campo... E non vanno? Già. E ne parliamo tra poco allora, perché torniamo qui ad alta quota. Che fine ha fatto Perisic? Ce lo chiediamo alla vigilia di una partita di palla. Antivigilia di una partita importante, quella dell'Inter in casa della SPAL. Tra poco qui alta quota. È dura, ma a volte bisogna essere duri. Siamo il calcio. Scommetti su Leo Vegas Sport. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Ti presentiamo Odds Checker, il modo più facile per trovare le migliori quote dai più rinomati bookmakers. Per vincere di più, per seguire in diretta punteggi e risultati, per trovare i migliori bonus e offerte e seguire le previsioni dei migliori esperti. Il miglior portale su desktop e dispositivi mobili. Odds Checker, la tua scommessa migliore. L'istinto mi dice che ci sono buone offerte sul calcio. La ragione mi dice dove trovare le migliori. Questo scommetto su Betfair. Betfair, dove l'istinto incontra la ragione. Il gioco vietato ai minori può causare dipendenza patologica. Fluida di sempre. Skybet punta al meglio. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Vedi nonna, questa è la nuova Panda Waze con Panda You Connect App. You che? È una fantastica applicazione che ti ricorda anche dove è parcheggiato. Ah, ma io me lo ricordo benissimo da sola, sai? È arrivata nuova Panda Waze e Waze è molto più di un navigatore. Ti guida al distributore che preferisci e ti ricorda anche dove hai parcheggiato. Gamma Panda da 7.400 euro con anticipo zero. Dov'è la macchina? Com'era la faccenda dell'app? Ah, nonna, l'applicazione dovevi installarla prima di parcheggiare. Ma l'avevo parcheggiata qui? Il mio parcheggio.
Eccoci tornati, e l'argomento ovviamente è quello di Perisic. Che fine ha fatto, ci chiediamo noi, perché è un Inter che dopo la vittoria col Tottenham ha inanellato altri 4 risultati positivi consecutivi, 4 vittorie, oltre a quella proprio contro gli inglesi. Però è altrettanto vero che Perisic, uno dei giocatori più attesi da parte dei tifosi neroazzurri per questa stagione, dopo un inizio in realtà buono, ha cominciato un po' come il suo solito a essere discontinuo. Andrea, ti chiedo quali possono essere le motivazioni e se tu credi che Perisic possa dare di più a questa squadra. Deve dare di più a questa squadra, a me è un giocatore che piace tantissimo, però hai detto tu, è discontinuo, è veramente la discontinuità fatta persona. Io non credevo che un giocatore di questo livello, anche col passare degli anni, anche con diciamo appunto l'abituarsi a stare nella stessa squadra, possa essere ancora così discontinuo, però è questo. Deve trovare un pochino più di continuità, perché l'Inter non può di nuovo subire come l'anno scorso un periodo di 3-4 mesi in cui lui non fa gol, non fa assist e lascia la squadra praticamente in 10. Alessandro, può essere che però il Mondiale, perché se poi noi andiamo a vedere la situazione, ci sono parecchi giocatori croati che dopo il Mondiale stanno facendo un po' di fatica, anche dopo la cavalcata, rigori, tante tensioni. Modric, la sconfitta comunque, perché comunque la pesa la sconfitta, ragazzi. Modric ha dichiarato: io finito il Mondiale ero completamente prosciugato da qualsiasi tipo di forza. Può c'entrare anche questo? Sicuramente qualcosa influisce, però diciamo che Perisic ha dimostrato anche negli anni scorsi di essere questo. La mia paura è che non sia solo un problema del Mondiale, sicuramente è un attenuante nei confronti di Perisic, ma purtroppo Perisic ha avuto sempre questo tipo di andamento, purtroppo per l'Inter e per fortuna per gli altri tifosi ovviamente. È vero, è verissimo, ci sono però delle alternative quest'anno. Spalletti le ha, a differenza magari dello scorso anno dove veniva rimproverato più questo alla società. Ti do un dato statistico che perché può far riflettere, Andrea, perché ne parlavamo anche ieri prima della puntata di Alta Quota, e tu dicevi: non mi è piaciuto tanto Vessino nella partita di Champions. Certo. Avevi detto, però guarda chi sono i primi due giocatori per chilometri fatti in Champions League: Brozovic e Vessino. 25.1 chilometri, 24.4 Vessino. Ciò vuol dire che la mediana dell'Inter spinge e corre in mezzo al campo. Sì. E ci ricordiamo come arrivava l'Inter prima della partita contro il Tottenham, in quella crisi totale di risultati con la sconfitta contro il Parma. Anche su questa statistica io avrei un parere, ma lascio parlare gli ospiti qui di fianco a me. Andrea, è una mediana che corre quella dell'Inter, quindi... Corre, secondo me è dovuto anche al fatto che l'Inter ha avuto due partite toste in cui sono state tirate fino al 90esimo e anche oltre. E un centrocampo di fatto a due ti costringe anche a correre di più. Io credo che dipenda soprattutto da questo. C'è anche quel discorso lì tattico. Elena, ti piace a te Perisic? C'è un giocatore che ritieni molto molto forte, oppure uno di quelli che forse faceva meglio l'Inter a vendere? No, allora a me Perisic piace molto come giocatore, e secondo me i mondiali a lui ha fatto bene, perché diciamo che ha iniziato questo campionato molto bene, quindi ha sfruttato l'onda del mondiale. Quindi non ritengo che il mondiale sia la causa del suo appunto attuale inceppamento, anche perché abbiamo visto altri giocatori che stanno facendo molto bene nonostante il mondiale, come Mandzukic, che è partito molto bene e sta continuando molto bene. Quindi non credo che il mondiale sia una causa di questo problema. Sì, però, c'è l'esempio di Mandzukic. Diverso, c'è anche lo stesso Brozovic all'Inter, sta facendo un buon campionato fino adesso. Sì, sicuramente non ha una resa come quella di Perisic attualmente. No, però non sta avendo la discontinuità degli altri anni. Sta giocando magari... E soprattutto senti quando non c'è. Che è questa la cosa importante. Di solito prima l'Inter era Perisic dipendente. Cioè, non c'è Perisic, non l'uomo che mi salta l'uomo. Adesso il contrario. È Brozovic dipendente. Perché se non c'è Brozovic, la squadra difficilmente riesce a girare. Sarà d'accordo con i nostri ospiti o no Luciano Spalletti nelle probabili formazioni? Quello che sceglierà. Ma se l'hai fatta te la formazione con Luciano, l'hai chiamato prima. Magari potessi fare la formazione con Luciano Spalletti, sarebbe un onore, ma questo per me non è possibile, credo che non lo sarà neanche mai. Andiamo a vedere... Non ti sottovalutare. No, infatti è questo il problema, che non mi sottovaluto, è proprio così e basta. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Spal-Inter. Sport Mediaset riporta questa probabile formazione per quanto riguarda l'11 che domenica sera fronteggerà la Spal con Handanovic in porta, D'Ambrosio, ancora D'Ambrosio, Miranda, Skriniar e Asamoah, quindi potrebbe giocare di nuovo Asamoah. A centrocampo Vessino, Brozovic, i tre trequartisti Candreva, Nainggolan,
Perisic appunto alle spalle di Icardi. Ricordiamo che poi ci sono le nazionali, evidentemente si chiede un ultimo sforzo a tutti i giocatori. Allora, c'è ovviamente qualche ballottaggio anche in casa Inter. Però la sensazione è che proprio perché ci saranno le nazionali, Spalletti cambierà magari in uno, due ruoli, ma non più di quello. Che è la sensazione che hanno tutti gli allenatori di tutte le squadre. Ultimo sforzo, ve l'ha andato a giocare per l'ultima partita. Sì, poi come se non andassero più a giocare, in realtà tanti vanno a giocare ancora nelle nazionali. Questa è un po' la cosa che, tra virgolette, fa ridere. Andrea, ti chiedo, sei d'accordo se Spalletti sceglierà di puntare su quelli che comunque hanno faticato molto anche a livello nervoso in Olanda? Oppure hai a disposizione Keita, hai a disposizione Versalico, perché dovrebbe tornare a essere a disposizione, Lautaro Martinez, tanto per fare un altro nome, Gagliardini, che la Champions non l'ha giocata. Beh, Miranda è dato. Politano ha giocato la Champions, però, ad esempio. D'Albert, c'è D'Albert che comunque l'ultima col Cagliari non ha fatto male. Ti chiedo, scelte giuste o no? No, io vado ancora con i titolarissimi, ho presunto tali. In questo momento della stagione ci sta a fidarsi anche a giocatori che appunto saranno stanchi per una trasferta di Champions, però non con sei mesi di partite nelle gambe. Quindi in questo momento si può ancora fare. Per il riferimento alle nazionali è vero che poi continueranno a giocare, quindi uno può avere anche in testa la partita successiva che andrà a giocare in nazionale, però c'è qualche giorno di allenamento prima di iniziare a giocare di nuovo una partita, quindi secondo me è giusto continuare a puntare sugli orari, anche perché occhio alla spalla, perché poi andare a giocare là non è che sia la passeggiata che dopo tutto lo sforzo più che altro mentale che hai fatto per recuperarla col PSV. Sì, potrebbe essere una di queste le valutazioni della chiave, la chiave di questa partita. Tu sei interessato al Torino, vero? Ti piace come squadra? No, noi fra poco andiamo a dare le prove e le informazioni. Perché no, ti do le ufficiali se vuoi. Aspetta, allora dammi un secondo. Ti do quello che chiudiamo vuoi. Chiudiamo il discorso. Andiamo a vedere prima le probabili formazioni di Spal-Inter, poi... scusami, le probabili formazioni, volevo le quote. Grazie ai nostri amici di Odds Checker di Spal-Inter. Le formazioni ufficiali di Torino-Frosinone, match alle 20.30 che apre questa giornata di Serie A pre-sosta nazionali, e poi torniamo insieme ai nostri ospiti a commentare il match dei nerazzurri. Con un Longo che rischia tantissimo, ex Frosinone a Torino, rischia tanto. Ti faccio vedere le quote, perché sono interessanti, caro mio Andrea. Spal, evidentemente non favorita, ma quotata 6. Pareggio 3.8, la vittoria dell'Inter ha una bella quota, soprattutto visto il running della squadra di Spalletti, che non perde dal match contro il Parma, quel match infausto, 1.67. Insomma, la sensazione è che effettivamente, come dicevamo qua, la partita non è così scontata, Alessandro. Assolutamente non è così scontata, anche perché l'Inter ha fatto un bel filotto, e il fatto di essersi messa prima in classifica e bene nel girone Champions potrebbe dare un senso di appagamento magari involontario alla squadra. E ricordiamoci che l'Inter ha già lasciato le penne lo scorso anno con la Spal, con un gol di Paloschi, se non sbaglio. Ci pare già all'ultimo minuto. Avevi dimenticato il gol dell'Inter. Ero già in giro a festeggiare. Guarda, ti dico la verità, ero lì inviato, perché quello me lo ricordo. Okay. Io ricordo bene, l'Inter fece una partita orribile e passò in vantaggio grazie a un autogol di Vicari. È vero, pareggio di Paloschi, un grande bomber che ne ha segnato. Lo straordinario Paloschi. Come se avesse vinto la Spal. Capisco. È una vittoria morale della Spal. Quindi la quota 6 è anche interessante questa settimana della Spal. No, è vero, perché l'Inter infatti l'anno scorso non vinse. Siamo in debito però delle formazioni ufficiali di Torino-Frosinone. Gianluca, vengo subito da te perché... ci sono delle novità? Scelte, perché le stai guardando con così tanta attenzione? Dillo! Va bene, lo tengo per me. Sirigu in porta, difesa 3 composta da Itzon, Kulu, Moretti, a centrocampo Berenguer, Rincon, Meite e Olaina, quindi fuori evidentemente De Silvestri, Baselli alle spalle di Zaza e Belotti, Frosinone 3-4-1-2, Speculari, Sportello in porta, Goldaniga, Salomon, Krajnic, Zampano, Alfredson, Cibsa, Molinaro, Ciano, Ciofani, Campbell, quindi... Frosinone fondamentalmente a trazione anteriore, ragazzi, gioca con quasi tre punte. È una partita guarda, voglio insieme agli amici di Odds Checker, tanto ci saranno sicuramente, potete trovare qualsiasi tipo di quota, trovate Leo, sono pronte. Torino Frosinone. Alessandro, al volo su questa partita. È una partita pericolosa perché Mazzarri non può sbagliare, ma non lo può fare ovviamente neanche Longo vista la situazione di classifica. Secondo te come finisce? Secondo me vince il Torino e salta Longo. Vince Torino e salta Longo, ci sta, è una chiave di lettura che ci può stare. Andrea. Per me è un pareggio che non serve a nessuno, però. Ah, vedi che può essere. Saltano in due, così. Può essere. Ilenia, Torino-Frosinone, così al volo, di per sorpresa. Me, vittoria del Torino. Vittoria del Torino. No, da Torino, che chiediamo a Mazzarri se può lamentarsi. Non lo dai, so. Dai, tre bacio del volanti, dai. Andiamo a vedere qua. 1.45 la vittoria del Torino, 5.25 il pareggio. Bella quota, caro il nostro Gus.
10 per il Frosinone. 10 è una quota veramente, veramente alta per il Frosinone. Ci sono poche possibilità. Da segnalare però il rientro dal primo minuto di Ciofani, e questo sì, è una cosa importante per tutto il per lui, ma soprattutto per tutto il Frosinone, un giocatore che è una bandiera, è un giocatore chiave. Per il Frosinone rientra dopo un brutto infortunio, se non sbaglio si operò di crociato sei mesi fa. Bisogna dirlo, Frosinone anche, Andrea, poco fortunato, perché si è fatto rottura del crociato per Ciofani, rottura del crociato per Dionisi. Perdi due giocatori di questo tipo, poi... Squadra che non è all'altezza oggettivamente della Serie A. Capisco che fai fatica anche a far gol, però, poi, perché devi rifare un mercato, devi andare a prendere altri giocatori, e il Frosinone magari non pensava di dover intervenire in questa maniera. Sì, anche perché Campbell è un giocatore interessante, però è tutto da verificare in Serie A, e ci metterà giustamente anche un po' a capire quali sono i modi per riuscire a segnare il nostro campionato. No, io chiedo alla regia di tornare tra poco, magari andiamo adesso in pubblicità, di modo che poi torniamo, perché ci sono state le convocazioni da parte di Roberto Mancini per la nazionale, che hanno fatto discutere, ne parliamo, poi ci sono i nostri pronostici e la chiusura di questa settimana. C'è tanto settimana. Di cui parlare! Tanto ancora di cui parlare! Dai. E siamo venerdì, tra poco torniamo, qui con Alta Quota. È dura, ma a volte bisogna essere duri. Se ami il calcio, scommetti su Leo Vegas Sport. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Ti presentiamo Odds Checker, il modo più facile per trovare le migliori quote dai più rinomati bookmakers. Per vincere di più, per seguire in diretta punteggi e risultati, per trovare i migliori bonus e offerte e seguire le previsioni dei migliori esperti. Il miglior portale su desktop e dispositivi mobili. Odds Checker, la tua scommessa migliore. L'istinto mi dice che ci sono buone offerte sul calcio. La ragione mi dice dove trovare le migliori. Per questo scommetto su Betfair. Betfair, dove l'istinto incontra la ragione. Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza patologica. Più fluida di sempre. Skybet punta al meglio. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Vedi nonna, questa è la nuova Panda Waze con Panda You Connect App. You che? È una fantastica applicazione che ti ricorda anche dove hai parcheggiato. Ah, ma io me lo ricordo benissimo da sola, sai? È arrivata nuova Panda Waze, e Waze è molto più di un navigatore. Ti guida al distributore che preferisci e ti ricorda anche dove hai parcheggiato. Gamma Panda da 7.400 euro con anticipo zero. Dov'è la macchina? Com'era la faccenda dell'app? Ma no, l'applicazione dovevi installarla prima di parcheggiare. Ma l'avevo parcheggiata qui? Il mio parcheggio. Ultima parte di Alta Quota. Andiamo sull'Italia di Mancini, che boccia Balotelli e chiama a sorpresa, in questo caso, Giovinco. Andiamo a vedere tramite Gianluca subito i convocati di Roberto Mancini. Sì, Andrea, perché siamo sul Twitter della nazionale italiana. Andiamo a vedere un po' i nomi che sono stati scelti e selezionati da Roberto Mancini: Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Perin e Sirigu. In difesa straordinaria con Acerbi, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Criscito, D'Ambrosio, Emerson, Palmieri, Florenzi e Romagnoli. A centrocampo è forse lì che siamo molto carenti: Barella, Bernardeschi, Bonaventura, Gagliardini, Jorginho, Pellegrini, Verratti. Davanti Berardi, Caprari alla prima chiamata, Chiesa, Cutrone, Giovinco, Immobile, Insigne, Simone Zaza. Voglio partire subito da Andrea, dai, la scelta noi l'abbiamo messa subito nel titolo. Quello che ha sorpreso di più è la bocciatura di Balotelli dopo averlo convocato precedentemente. Avergli dato le chiavi della nazionale. Teoricamente sì, ricordiamo che Balotelli ha fatto anche la prima da capitano, questo qualcuno se l'è dimenticato, ma le idee di Mancini erano chiare all'inizio, e l'ha chiamato un po' a sorpresa di Giovinco, sei d'accordo? Sull'esclusione di Balotelli sì, visto che Mancini sostanzialmente era rimasto l'unico che resiste ancora, l'aveva chiamato, poi in questo momento è veramente impresentabile che l'ha visto giocare, cioè sovrappeso, che non sia un giocatore di quel livello che si aspettava che potesse diventare, lo si era già capito. L'esclusione nazionale mi sembra fisiologica. Bello il ritorno di Giovinco, ci può stare, non so quanto possa esserci in un progetto di questo tipo, però insomma, perché no, anche rivederlo in Italia ci sta e se lo merita, perché quello che ha fatto in Canada comunque è davvero meritevole. Alessandro, però
La sensazione è che questa scelta di Mancini, giusta o sbagliata che sia, però evidenzi una mancanza di linea chiara magari del tecnico. Siamo veramente ancora forse nella fase della sperimentazione totale. Sì, siamo assolutamente in quella fase. E tra l'altro io ho notato che non è stato convocato nemmeno Belotti oltre a Balotelli. Bravissimo, bravissimo. Questo che mi sorprende più che Balotelli, perché io ho visto Balotelli nelle partite con l'Inizia, in questo momento non è presentabile neanche all'Inizia. Non è presentabile nemmeno in Francia. Quindi già è grave questo. Però Belotti, lasciato a casa per Giovinchi, onestamente mi lascia un po' perplesso. Probabilmente vuole puntare su Immobile, gli vuole far fare la prima punta e magari cercare con qualche piccoletto. Ci vuole costruire attorno, dai ragazzi, su Immobile. No, io penso che giocherà Bernardeschi, visto lo stato di forma nella Juve, e probabilmente chi giocherà a fianco Insigne e Bernardeschi alle spalle di Immobile. A Napoli, più vicino alla prima punta. Oppure Bernardeschi trequartista, magari ti inventi qualche cosa. Che perché ragazzi, la situazione in Nation League non è buona. Abbiamo le due partite, Andrea, possiamo leggere qui a fianco il 10 ottobre con l'Ucraina e il 14 ottobre con il Portogallo. Sì, scusami, l'Ucraina è l'amichevole. No, l'Ucraina è l'amichevole perché intanto si gioca Polonia-Portogallo e poi si gioca contro il Portogallo che poi diventa il crocevia della Nation League. Se non vinci in casa col Portogallo, anche se retrocedi. Anche se le scelte degli allenatori, ad esempio quella del Portogallo di lasciare completamente fuori Ronaldo, che non farà parte di questa chiamata e neanche di quelle di novembre, ci sarà una nuova sosta delle nazionali a novembre, lascia intendere che ci sono alcune nazioni che però questa Nation League ancora... Ma io credo che non sia una scelta dell'allenatore, una scelta di Ronaldo. Sì, può essere, però se fosse interessante per Ronaldo / federazione / allenatore... Ah, sicuramente non chiederebbe di non giocare. Ilenia, assolutamente. Ti do questa notizia anche. Perché Vieira, l'allenatore del Nizza, sì, non ha convocato Balotelli per la partita. Ma ha convocato Giovinco. No, non ha voluto convocare Giovinco, ma magari avrebbe voluto Vieira. Non l'ha fatto perché non si può, sennò secondo me l'avrebbe fatto. Scaricato da Vieira, allenatore del Nizza, Balotelli. Scaricato da Mancini, scaricato da tutti, sei d'accordo? Sono d'accordo, io non mi è mai piaciuto Balotelli e quindi sono ancora più d'accordo per la sua non convocazione in nazionale. Sicuramente la chiamata di Giovinco farà parlare e sono molto contenta invece che finalmente si sia deciso a convocare Cutrone, perché se non l'avesse fatto sarebbe bastato secondo me come anche perché come c'è Zaza che ha fatto un gol, Cutrone sta segnando sempre, quindi è giusto che venga convocato anche Cutrone. Comunque Andrea, sai chi viene preferito a Balotelli? Infatti ci arriviamo, perché noi gioca proprio questa sera in Nizza. E noi abbiamo trovato la formazione ufficiale. Noi. E adesso. Noi. Vabbè, noi come redazione. Bravo, bravo. E adesso vi facciamo vedere. Chi è preferito a Balotelli? Chi secondo Vieira è meglio di Balotelli? Tale Misian, perché davanti il Nizza giocherà contro il Tolosa questa sera. Eccola qua, Saint-Maximin, che è un ottimo esterno. Zlarfi, altro esterno. Misian davanti, come potete vedere, non è nemmeno in panchina Balotelli. E adesso io ti chiedo se tu stai sulla panchina. Qual è l'attaccante di riserva del Nizza? Perché uno legge i nomi, rivediamo per piacere. Regia, vedete, c'è Clementià, Boscagli... Sacco! Bravissimo, Diafra Sacco, ex West Ham. Un giocatore che nel 2 anni al West Ham credo abbia fatto un gol e mezzo. Dillo pure, non vuoi dire, non vuoi dire che è una pippa e l'hai detto. Ha un gol e mezzo, ne ha segnati due, ma un gol e mezzo. Riandiamo però, chiedo alla regia ovviamente di farci rivedere anche a Gianluca i convocati. Alessandro, c'è qualche cosa che ti sorprende, ti aspettavi questi? C'è Gagliardini che torna nonostante non abbia fatto bene nelle prime due partite. In difesa vediamo ancora Emerson Palmieri. Sono una cosa, Andrea, è importante Barella. Sì. Per l'inizio di stagione che ha fatto Barella mi sembra il giocatore più attinente. È vero, e poi c'è il ritorno di Verratti, a causa prima infortunio, adesso può tornare ed è disponibile. Ma io non mi aspettavo onestamente niente diverso dalla difesa del centrocampo, anche perché Gagliardini è vero, non sta giocando tanto nell'Inter, però è uno dei pochi centrocampisti che ha un certo tipo di caratteristiche. In Italia, togliendo De Rossi, che ormai con la nazionale praticamente è chiusa, non ci sono incontristi del tipo come Gagliardini che possono fare quel ruolo a quel livello nazionale. Purtroppo i giocatori sono questi e non c'è altro. Io non vedo uno lasciato a casa meglio di Gagliardini, almeno a centrocampo. No, chiaro. In attacco onestamente qualcosa mi lascia perplesso. Certo che però se uno dovesse prendere e metterti anche a ipotizzare il possibile 11 della nazionale, guardi questi giocatori se hai veramente difficoltà. Sì. Perché A, non sai che schema fare. Cioè se giochi con un 4-2-3-1, giochi con Jorginho e Verratti, ma non c'è un incontrista. Giochi a 3 a centrocampo, devi fare Jorginho, Verratti e un altro, che è Gagliardini probabilmente, e davanti devi lasciare fuori Chiesa. Perché in questo momento Bernardeschi, Insigne e Immobile sono i papabili. Cosa ne pensi, Andrea, del ritorno di Acerbi? È un altro di ritorni, se ne è parlato...
Beh, giovanissimo, però è un giocatore che merita di stare lì, nel senso che al Sassuolo nell'ultima stagione ha fatto benissimo, si è meritato finalmente una nuova occasione in una grande, perché di fatto lo è. Perché no, anche in nazionale ci può stare. Ecco, diciamo che in difesa secondo me è uno dei ruoli in cui un po' di esperienza in più va bene, nel senso che davanti è giusto puntare sui giovani, però dietro avere un giocatore appunto di esperienza ci può stare. Abbiamo visto le scelte di Mancini, vediamo anche le scelte di della nostra redazione, grazie ovviamente agli amici di Oddschecker. Per le vostre schede andiamo a vederle subito le grafiche, eccole. Che ne pensate ragazzi? Udinese Juventus 2 1.38, la vittoria del Milan in casa contro il Chievo Verona 1.32, 1x, Atalanta Sampdoria 1.16, Lazio Fiorentina gol 1.71 per un totale di 3.6. Questa è la nostra grafica per la multipla, come sempre ci divertiamo anche magari a darvi qualche consiglio per quanto riguarda i marcatori in qualsiasi momento. E qui ci siamo dilettati in maniera particolare e dillo che è una tua scelta. Sì, è una mia scelta. Oh, se ne assume la responsabilità. Andrea De Boni, guardate chi ci giochiamo come marcatore a Cancialanoglu. 2.60 Milan-Chievo e pensiamo e confidiamo nel ritorno al gol di Duvan Zapata. Quota 2.50, bella. Quota totale 6.50 perché? Perché secondo me questa deve essere... Ho pensato che può essere la giornata magari del rilancio di qualche giocatore che finora ha stentato. Zapata contro la sua ex, contro la Samp. Andato via, è rimasto, lui lo ha detto, è rimasto sorpreso quando l'Atalanta, cioè quando la Sampdoria aveva deciso di cederlo. Cialanoglu invece ha un'opportunità importante perché il Chievo è una squadra che subisce gol. Vi consigliamo queste due giocate. Siamo arrivati al termine di questa puntata e della settimana. Io ringrazio e saluto Gianluca Drammis. Grazie Andrea, grazie a voi tutti, buon weekend, buon campionato. Ilenia De Sena. Grazie, buon weekend e buon campionato. Grazie e un arrivederci a presto ad Andrea Gussoni. A voi, buona serata, buon weekend. È stato un piacere, ciao ad Alessandro Carra. Buonasera a tutti e buon weekend a tutti. Buon proseguimento con i nostri programmi qui su Top Calcio e non solo. L'appuntamento con noi è lunedì dalle 19 alle 20, ritorna la National League. Una buona serata e un buon campionato a tutti. Ci rivediamo lunedì. Ti piace l'effetto creato dalle luci esterne, ma installare un'illuminazione da giardino è un lavoro costoso e farlo da solo a volte può rivelarsi anche pericoloso. Inoltre, prima o poi può capitare di inciampare. Quello che ti serve è Disc Lights, le luci a LED da esterno portatili ad energia solare, semplici da installare, che creano un'incredibile cascata di luci. E soprattutto, niente fili. Il pratico picchetto ti permette di fissare Disc Lights ben salda, grazie alla sua esclusiva tecnologia di conversione della luce. Disc Lights assorbe al suo interno l'energia solare e la trasforma in elettricità. Così, quando il sole tramonta, Disc Lights si accende automaticamente ed illumina per ben 10 ore consecutive e si spegne automaticamente al sorgere del sole. Dispone anche di un pratico interruttore per accenderla e spegnerla manualmente. Usa Disc Lights per far risaltare il tuo giardino o per illuminare la staccionata o il bordo della piscina. Puoi illuminare qualsiasi zona esterna della tua casa, oppure utilizzarne più di una per ottenere un effetto incredibile. Ogni Disc Lights dispone di 4 potenti LED ultra luminosi con una durata garantita oltre 10 anni e protette da un rivestimento in acciaio indistruttibile e impermeabile. Se le installi nel tuo giardino, puoi tranquillamente passarci sopra con il tosa erba senza che si danneggino. Sfila il picchetto e posiziona la tua Disc Lights su qualunque superficie piatta per illuminare passetti bui, gradini, scale. Ora potrai camminare in totale sicurezza e illuminare facilmente il tuo giardino. Il pratico velcro in dotazione ti permette di fissarla su qualsiasi superficie e anche in posizione verticale. Così potrai illuminare il tuo grill mentre cucini o illuminare la porta della cantina o del garage. Inoltre, Disc Lights ti aiuta a tenere lontani gli intrusi. Guarda che illuminazione! La differenza si vede! Mio marito viaggia molto e io sono spesso da sola con i bambini, quindi avere delle luci accese quando torno a casa di sera e durante tutta la notte mi fa sentire più al sicuro e mi fa stare più tranquilla. È il sistema senza fili e di facile installazione, perfetto per illuminare e trasformare qualunque punto esterno della tua casa. Con Disc Lights le possibilità sono infinite.
Ora non dovrai più spendere migliaia di euro per far installare una serie di luci in giardino da un professionista. Ora c'è Disc Lights. Il set composto da ben 4 Disc Lights con 4 picchetti può essere tuo a soli 49 euro. Ma aspetta, perché includeremo un secondo set gratis. Sì, hai capito bene. Ben 8 Disc Lights con 8 picchetti a soli 49 euro. Illumina la tua casa in modo semplice e veloce, senza costi di elettricità o scomodi fili, grazie a Disc Lights. Chiama il numero verde in sovraimpressione o vai sul sito dmcshop.it per avere ulteriori informazioni. Appassionati di motorsport e di rally, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Yokohama For Rally. Un saluto da Andrea Minerva e da Giuseppe Pezzaioli, ciao a tutti. Giuseppe, lo ricordiamo sempre, responsabile motorsport per Yokohama Italia. Immagini spettacolari, un po' di voli con il drone per iniziare a raccontare la 25esima edizione del Rally dell'Adriatico, che vuol dire la settima e penultima tappa ovviamente del campionato italiano rally. Però Giuseppe, in realtà un nuovo incrocio, un nuovo appuntamento anche per il campionato italiano rally terra. Sì, effettivamente anche in questa situazione c'è stato un incrocio tra il terra e i professionisti del campionato italiano rally assoluto. È stata una gara tiratissima, diciamolo subito, perché erano tutti alla ricerca di punti preziosi sia nel campionato italiano terra che nel campionato italiano assoluto, per cui una gara veramente tirata ai decimi di secondo. Beh, del terra dobbiamo dire una stagione equilibrata dall'inizio, insomma, nella quale ancora non si è riusciti a intravedere un vero e proprio dominatore, meglio così, divertimento assicurato fino alla fine. Per quanto riguarda il campionato italiano rally invece, il CIR, allora in quel caso dobbiamo dire che c'era un dominatore, che era Paolo Andreucci, ma un'estate un po' tribolata a partire dal botto vero e proprio, per fortuna senza conseguenze fisiche troppo importanti, vista l'entità dell'incidente occorso proprio ad Andreucci e Andreussi nel corso di un test sull'asfalto del Sanremo. È vero, c'è stato l'infortunio di Anna, che tra l'altro rientra in gara proprio in occasione dell'Adriatico, però insomma le cose non sono andate benissimo, ritiro a Roma e quindi Scandole Campedelli si sono rifatti sotto. Per quanto riguarda invece il terra, un Nicolò Marchioro abbastanza in palla, dobbiamo dire, quest'anno molto molto convinto, però insomma gli avversari come sempre ne vediamo